Salve a tutti, sono Terenas e benvenuti a questo nuovo video dedicato a Clash Royale. Questo video è dedicato ai cambiamenti che stanno per arrivare il 3 maggio. Questi quindi non sono ancora attivi e ci sono ancora alcuni dettagli che sicuramente aggiungeranno ancora qualcosina, perché mi sembrano un po' vuote questi cambiamenti, cioè sono un po' pochetti, cioè di solito la Supercell tende a mettere tante robe insieme, soprattutto magari aggiungere anche carte nuove, però non è ancora stato spoilerato nulla, non sembra esserci nulla all'orizzonte, quindi andiamo a vedere che cosa fanno questi cambiamenti e cosa decideranno di fare, come decideranno di bilanciare il gioco. E io sono solo che contento, perché una delle unità più odiose di questo gioco viene nerfata, il mortaio. Cosa succede al mortaio? Il mortaio viene cambiata il tempo di deploy, cioè quanto tempo ci mette ad essere attivata l'unità, da 3 secondi a 5, quindi è aumentata di ben 2 secondi, quindi darà un sacco di tempo alle persone per permettere di reagire effettivamente contro il mortaio. La cosa è che per bilanciare il fatto che adesso è molto più lento ad attivarsi, viene aumentato il suo danno del 10%, quindi aumenta il suo danno per bilanciare il fatto che è un pochino più, ci mette più tempo a essere pronto, settato, preparato, tutto quanto. Allora, secondo me la cosa giusta da fare, perché non è che il mortaio sia frustrante perché fa un botto di danno o perché ha un range assurdo, ma proprio perché, cioè, per quello che ci mette di tempo ad attivarsi è un cazzo. Cioè, il danno è anche accettabile, ma se non ti viene dato il tempo di reagire, che cazzo puoi farci contro? Che cazzo puoi farci? Perché il tempo che reagisce, tu puoi già buttare giù altre unità difensive per proteggere proprio il mortaio, e tu sei là e dici: E mo che cazzo faccio? E mo adesso sei salvo almeno, perché comunque il mortaio ci mette 2 secondi più per essere attivato, e quindi ti dà a tutti quanti il tempo di reagire. Magari anche quel bastardo che ha investito 5 di elisir in un gigante e gli manca tipo 2 elisir per lanciare dei barbari contro quel cazzo mortaio di merda. Andiamo avanti a un'altra carta molto 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 frustrante, che è la Bomb Tower. La Bomb Tower è stata vista come letteralmente: oh, abbiamo nerfato la Tesla, usiamo la Bomb Tower. Perché la Bomb Tower è l'unica torre che è rimasta che dura effettivamente 60 secondi. La sua vita non calava nel tempo come le altre. Le altre duravano tutte 40 secondi, morto, fine, scomparivano. Quindi era più ragionevole. E invece adesso la Bomb Tower passa da 60 a 40 secondi anche lei, almeno non devi stare là paziente a romperti i coglioni che devi aspettare che la Bomb Tower venga tirata giù o dal tempo oppure dalle tue bestemmie, perché non, effettivamente non c'era unità contro cui la Bomb Tower non aveva efficienza, tranne le unità aeree. Ma quali unità aeree effettivamente arrivano alla Bomb Tower? Diciamocelo, nessuna, perché frecce e la paura va via subito. Andiamo avanti con l'Elixir Collector, l'estrattore di Elixir è letteralmente, cioè, in qualsiasi mazzo che ha un costo di mana superiore di mana in qualsiasi mazzo che ha un costo di Elixir superiore a 4, l'estrattore di Elixir è letteralmente la carta che devi mettere. Se non la metti sei stupido, fine. Cioè, oppure sei un tipo un dio, sei coreani, quelli perfetti che sanno giostrarsi l'aggressione delle singole unità da soli. No, l'Elixir Collector andava praticamente usato quasi sempre. Era troppo ovvio come scelta, ci stava che gli nerfavano la vita. Almeno non ti permette di piazzarlo di fronte, cioè lo piazzi dietro, fa lo stesso lavoro, non è un problema, ma almeno non viene utilizzato come una struttura quasi difensiva. Cioè, tu potevi piazzare l'Elixir Collector, te ne fregava il cazzo, perché comunque l'investimento è discreto e difendi la tua torre. Cazzo, buttalo via come occasione una cosa del genere, ridicolo. Però meno male hanno nerfato quanta vita, almeno vedremo più gli estrattori di Elixir essere utilizzati dietro le torri invece che davanti. Anche i cannoni vengono nerfati. Hanno visto che ancora adesso per il DPS che hanno e per quanto poco Elixir costano, sono veramente frustranti. Cioè, un Ograider ci mette 3 colpi a tirarlo giù. Cioè, dovrebbe essere proprio tirarlo giù e via in 2 colpi e andare avanti dritto per la sua strada. Infatti nerfano i suoi punti ferita, almeno in questa maniera è un pochino più facile da tirare giù, più veloce da tirare giù per il costo 3 di Elixir che ha. E questo renderà più facile più che altro utilizzare truppe da terra senza dover aver bisogno di qualcosa che fronteggi tipo un gigante. Il Royal Giant. Allora, il Royal Giant, voi quando entrerete nel menu vedrete lo stesso range di prima e direte: ma non hanno cambiato il range. Allora, la cosa è che dopo ve lo spiego. Comunque, hanno aumentato il range del Royal Giant di 1
Questo gli permetterà di avere il range più lungo della maggior parte delle torri, in teoria anche quella d'inferno. Questo è interessante perché se ha effettivamente il range anche dell'inferno più alto di quella dell'inferno, sarebbe una bella combo, eh. Cioè, io approverei in pieno, sarebbe molto molto figo da vedere. Sarebbe molto divertente. Non lo so, non penso che sia il cambiamento necessario, gli serve un DPS più alto, forse giusto un pelo più alto, non lo so. Però diciamo che secondo loro deve avere un DPS basso però un range alto. Io vorrei davvero che avesse giusto un DPS un pelino più alto, così sarebbe perfetto, proprio perfetto per noi. Il mirror. Allora, il mirror è sempre stato visto come una carta che era molto situazionale, un po'... lo specchio, poi sì, può funzionare magari qualche mazzo troll in cui lo lanci dentro giusto per copiare 56 volte i barbari. Ah, vi video con i 52 barbari, che simpi. E allora hanno deciso di buffarlo un pochino, giusto così, almeno è un pochino più interessante. Più che altro per le comuni e le rare, le comuni e le rare verranno specchiate di un livello più alto, il che è molto più facile, molto... più che altro più coerente con il regolamento da torneo, visto che potrà specchiare correttamente tutto quanto in sinergia a quello che sono le regole del torneo, che ha le limitazioni delle carte rare e normali cappato, cioè deciso a un certo livello. La Valchiria e il mini Pekka hanno lo stesso cambiamento, quindi li includo insieme in un unico coso. Possono essere affetti da pushback adesso, cioè sapete quando lanciate la palla di fuoco e vengono spinti indietro unità o in avanti, dipendentemente da dove vengono colpiti la palla di fuoco? Quello è il pushback. Il fatto che è una cosa ottima contro il Pekka e anche la Valchiria, perché la Valchiria ha una buona movement speed, cioè una velocità di movimento abbastanza buona, ma non è così efficiente. Cioè, se tu la potessi spingere indietro una volta per poi farla riavvicinare alla torre, non fa praticamente niente, il che è un'ottima cosa. Più che altro al mini Pekka, finalmente, cazzo, almeno c'è qualcosa per spingerlo via, per renderlo un po' sprecato quasi. Cioè, tu lanci la cosa, lanci la fireball con... è letteralmente un po' counter il mini Pekka, che ci sta. Elisir pari e siete tutti felici a casa. E questo qua il valore del range delle unità che dice fissato. Che cosa è successo? Molto semplicemente c'era un problema con i range delle unità, e quello che succedeva era questo. Ad esempio, tipo due unità che erano letteralmente corpo a corpo entrambe, ma tipo una delle due, per il modo in cui funzionava il modello contro l'altra, poteva colpire prima dell'altra unità. Adesso entrambe le unità possono colpire contemporaneamente, quindi non c'è uno spareggio tra i due, non c'è un divario tra uno e l'altro che va chiuso prima di poter combattere entrambi allo stesso momento. Adesso, appena arrivano in range entrambe che hanno lo stesso range, si combattono, punto e basta. La cosa è che questo qua modifica anche il range delle torrette, si abbassa di uno. Qualcuno l'aveva anche notato dicendo: ah, abbassano il range delle torrette del re e delle torri esterne. Ma che bello, adesso vengono nerfate, posso fare tutte le mie strategie. No, il range delle torri rimane identico. Non è cambiato niente. È il modo in cui funziona il range che è stato cambiato. Per il gigante Royale è un aumento di 1 di range. Per quanto riguarda invece le altre unità, è tutto uguale, identico, a meno che non è stato detto nelle cambiamenti. Non è stato detto niente di cambiamenti. Questo è tutto quanto per questo video. Non potete un bel mi piace se vi è piaciuta la spiegazione. Se no, e ci vediamo al prossimo video. Io sono Terea. Bello.